Ciao, ciao, ben arrivati. Ciao Paola. Ciao, ciao. Aspettiamo che arrivi anche Cecilia, eccola qua. Ciao, ciao a tutti, come Ciao. state? Bene, tu? Bene, sì, c'ho la faccia di fine anno, lo vedi? Stravolta, stravolta. Ti piace la mia Invece, collana? l'ho vista, è bellissima. Bellissima, ma dove trovi queste cose? Ma sai che questa non è nient'altro che una di quelle sagome di legno? Sai quelle sagome di legno che si trovano tagliate al laser? Beh, no, Colorate con le penne gel. fantastica, Sì. Questa l'ho colorata io con le penne gel, quelle bellissima, glitterate. bellissima, Visto molto che tu la creativa. scorsa settimana hai messo il cerchietto, Ah, proprio stasera no, stasera ho stasera. solo i miei aiutanti da scrivania, diciamo. Bene, io sono stanchissima, Ci credo, però dai, non arriviamo finisce. tutti con la lingua di fuori. Vabbè, allora, Allora, stasera io sono senza supporti semiprofessionali perché ho il cavalletto da un'altra parte, quindi devo usarne un altro, quindi non so come sarà l'inquadratura del foglio. Metto già le vabbè, mani avanti. stasera veramente facciamo solo chiacchiere, diciamo, per salutarci, dai, non è. E Sì, facciamo vedere sì, sì, sì. questa cosa. Allora, aspetta che anch'io, dunque sono, guarda, lo vedi? Aspetta. Sì. Ecco. Ciao. Ciao tu. Non lo so se mi piaci. Non è molto, ci sto ancora pensando, non è molto convinto. Esatto. Va bene. Allora, proviamo. Io non ho il cavo dell'alimentazione, però ci provo lo stesso. Dai, andiamo allora. Facciamo. Allora, un po' Ti di faccio vedere la mia scrivania super incasinata. Vediamo se è là. Se... Allora. vediamo se, no, se riusciamo a non fare danni, che ormai è quello l'obiettivo. Sì, esatto. Ma tu quindi hai già iniziato a fare i pacchetti, Marta? Io? Sì. Ah, allora dobbiamo fiondare un po' di gatti qua, dai. Io ho iniziato già, sì, a pensare un po' al trasloco, però sostanzialmente adesso sto pulendo tutto, igienizzando tutto e facendo qualche lavoretto per sistemare un po' la casa. Quindi poi il trasloco vero e proprio lo farò a gennaio. Va bene. Ok. Chi vuol Allora. venire a Dunque, darmi una mano è ben accetto. prima di cominciare, posso fare un attimo una cosa? Certo. È arrivata anche lei, Elena. Ciao Elena. La cosa che voglio fare, aspettate che se gliela faccio, vi metto anche sotto. Niente. Guardate la mia scrivania in che condizione è. Guardate che cosa mi è arrivato. Tattattira. Mi Allora sembra di adesso. conoscerli. Ma ti sembra di conoscerla? Sì, mi sembra. Ok, È la già mia che arriverà in arrivata. ritardo, ma. E guardate che bello l'effetto sulla busta Molto, sì, particolare. dell'embossing, ma non è finita qui. Io non ho resistito, ovviamente non potevo aprirla davanti a voi, l'ho aperta prima. Ta-ta! Guardate che bella! E poi dentro c'è un messaggio dolcissimo.
però non ve lo faccio leggere. Godetevi solo questa. Ed è fatta, è Marta, in modo, hai usato la carta dello stesso colore della busta. E poi questo qui è un cartoncino applicato, quello, no? È un cartoncino, sì, è carta fatta a mano, ritagliato in una misura leggermente più piccola rispetto al cartoncino. E anche questo è fatto con l'embossing, quindi hai fatto prima l'embossing e poi dipinto le lettere. E poi ci ho aggiunto, sì, l'oro, usando una gouache che ho tra l'oro e l'argento, ho cercato di trovare l'oro più o meno simile alla carta interna della busta. E questa cosa qua, adesso lo facciamo vedere per chi non ha mai visto, si fa così, che tra l'altro io avevo fatto proprio il nome di Marta quando ho fatto il corso e gliel'ho mandato dopo tutto quello che ho fatto, questa qui è la copertina, brutalmente, di un, vedete? Dello di un blocco schizza e strappa. Io ho usato come si chiama, la carta Amalfi per fare le prime prove, perché volevo capire se avevo bisogno di un cartoncino più rigido o no, e per la grammatura normale della carta Amalfi va più che bene questo cartoncino morbido morbido. Mi ero fatta prima il nome con un pennarello, poi me lo sono passato sul, insomma, quello che vi ha fatto vedere Marta, tu l'avevi condiviso nelle storie, no? Sì, avevo creato un po' tutto il processo e l'ho Le hai salvato messe in nelle evidenza, storie in Marta? evidenza, esatto, l'ho messo Ah, nelle storie perfetto, in quindi così evidenza. le ritrovano. La cosa Esatto. bella di questa tecnica è che non serve fare lo stencil, appunto, come dicevi tu, in un cartoncino troppo grosso per avere l'effetto a rilievo. È sufficiente anche uno spessore veramente minimo. Sì. Sì. E vengono delle cose molto molto carine, sì. Molto. E Sono grazie. contenta che ti sia E piaciuto. grazie molto molto molto. Comunque, ragazzi, rimane l'impegno che i francobolli di Natale 2021 li disegniamo noi, eh. Ricordatevi che abbiamo tempo per mandare le nostre proposte a Poste Italiane entro agosto. Quindi dobbiamo metterci sotto a pensare a qualcosa. Dopo Vero, vero, faremo, vero. com'è che si chiamano in termini professionali, una cosa, vabbè, insomma, ve lo ricorderemo nei primi Sì. mesi del 2021, così Sì. li bombardiamo di proposte e sicuramente verranno fuori dei bei francobolli. Allora, io oggi ho praticamente infilato le dita in un inchiostro rosso, si vede ancora che sono, non so quando verrà via, ma pazienza. Io, se vuoi, ti do un po' della pittura che ho usato io, che ho ancora tra le mani. Allora, prima di passare a questa roba qua, che sono le cose che avevo fatto vedere, che tanto l'avete capito, insomma, un'idea semplicissima, ma è divertente, ne approfittiamo, Marta, direi, per far vedere. Visto che usiamo queste lettere per scrivere Buon Natale, Felice Anno Nuovo, facciamo vedere un po' di varianti, no? Sì, dai, sbizzarriamoci un po' accentuando magari qualche segno, creando qualche movimento un pochino più particolare rispetto al classico tratto della forma base. Ovviamente. Uno, la proporzione della lettera base la deve conoscere, la deve praticare, no? Sì. Questo bisogna che lo facciamo. Io stasera mi sa che vado su un foglio a quadretti semplice. Avevo anche. Ah, ce l'ho qua, aspetta. Un bellissimo foglio a righe. Ah, vai sul foglio di pratica. Sì, direttamente, perché mi dà più libertà, non lo so, mi fa sentire. Ti fa sentire più a tuo agio nello sperimentare. Allora, questo lo tengo anche dopo, dai. Tanto, guarda, io ragazze stasera veramente non ho né la forza
soprattutto la forza di stare le ore in diretta, insomma. Sei facciamo stata una bella cosa impegnata anche tu nei orca. Fare... Sembrava un dicembre tranquillo, invece poi alla fine si sono scatenati tutti. Va bene, va bene. Allora. Arrivo, ci sono anch'io, Stasera va un po' capisco così. Se... Ecco, ok, adesso si sta mettendo... Allora. Io per il design che avevo fatto, che era questo qui, quando so di avere uno spazio non esageratamente grande, non mi lancio in chissà quante varianti di lettere, svolazzi, eccetera. Cerco di tenerle abbastanza Beh, sì, semplici. compatte, perché quando non si ha posto si tende a fare anche le maiuscole più piccoline rispetto Sì. al solito, giusto? Un pochino, sì, un pochino, però sono carine. Allora, per esempio, partendo dalla B, io l'avevo condiviso nelle storie. Quando faccio una variante di B, di solito faccio questa perché mi viene veloce, ho la mano abbastanza allenata e quindi vado con quella. Sì. Poi alla fine, sai, uno deve anche pensare che non è che per fare una cosa così non ci devo mettere mezz'ora, no? Certo. Deve essere una cosa, però sono curiosa di sentire tu se fai magari un altro, perché io veramente faccio un solo tratto, non stacco mai la penna. Allora, devo dirti la verità, la B la faccio molto simile anch'io. Quando magari voglio giocare un po' con i tratti, tendo a allungare l'asta centrale della B, come in Ok. questo caso. La Quindi beauty line, sì. la beauty Ok. line la slancio verso l'alto, andando a creare un po' una curvatura un pochino più alta rispetto a quello che tendenzialmente la B ha. Quindi gioco con questa cosa, però anche la faccio in questo modo. Perché so che qualcuno... Aspetta che intanto mi attacco il cavo dell'alimentazione, che ho paura che mi muoia il telefono. Intanto che sono online. Intanto saluto un po' di gente. Stasera sarà una diretta un Ciao po'... Mario. Oh, professore, abbiamo il professor Cotti in linea. Chi è? Professor Cott, Francesco! l'illustrissimo, Non l'ho visto arrivare. Eccolo! Un mito, un uomo, un mito. Ah, io ho visto anche persone che fanno la B in due tempi, cioè si fanno la loro beauty line. Adesso facciamo partire, ok. Vediamo se io Fanno riesco. la loro beauty line inclinata o dritta e poi partono con un altro tratto, cioè lo staccano proprio anziché fare questa cosa qua. Il rimbalzo. Sì. Non so, a me non viene di staccarlo, però diciamo che l'effetto è molto simile, no? Non è... Poi dietro lo potete fare più accentuato, più rotondo, Sì, si può magari giocare sul più fatto ovale. dello stacco, di far vedere magari anche lo stacco delle due Sì. linee anziché sovrapporle o unirle. Sì. Ma anche così non è male, non mi dispiace. Se no, io uso anche questa, un pochino più corsiva, però secondo me molto carina. Eh sì, questa è molto corsiva, ma è bella. È semplice, è carina, dai. C'è questo occhiellino qui, secondo me è bellino. A me piace anche giocare, sì, come dici tu, con dei piccoli loop anche qua nell'incrocio centrale delle due pance, creare magari un piccolo loop orizzontale per dare un pochino di effetto. Se no, l'effetto più casual è quando gli dai lo slancio come se stessi facendo il brush, no?
che si può comunque fare anche con una penna stilografica, un marker, anche in monolinea. Intanto che tu fai questa cosa, vi lascio un attimo con Marta che devo andare, comunicazione di servizio, ad accendere l'acqua sotto la pasta perché qui c'è qualcuno che deve ancora cenare. Ai ai ai. Quindi datemi il tempo di fare questa operazione casalinga. Vai, vai. Ti aspettiamo, ti aspettiamo. Noi intanto continuiamo a trovare qualche variante, ma c'è qualcuno che sta scrivendo o state solo guardando? Ditemi un po', che qua stasera. Illustrissimo professore, sei molto contento di esserci, noi siamo molto contenti che tu sia qui. Molto, molto. Buonasera, buonasera. Fateci vedere poi anche le vostre di varianti. Eccomi qua. Che Eccoci. vi siete fatti intanto? Che Siamo belle! andati un po' avanti con le varianti. Belle, Così belle, a sentimento. belle. Molto sentimento, ma alla Però fine. la cosa bella è che ce ne sono talmente tante che poi uno, a seconda dell'applicazione che deve fare, decide quella che usa, no? Più semplice, più. A me piace, per esempio, fare anche. Aspetta, Marta, che. Ok, adesso. Sei tornata, che quando creo il bigliettino, le capitali, le maiuscole, le faccio proprio tanto più, non tanto, vabbè, più grandi della mia scritta, in modo che loro occupano più spazio e tipo le minuscole le metto qua, capito come? Sì. In modo che incrocio proprio le righe In e questo modo creo. puoi giocare anche con le ascendenti e le discendenti. Esatto. Esatto. Sì, bello. È anche carino, non ha. Crea anche quel movimento che alla fine è bello che ci sia in un messaggio, no? Per non fare tutto spiattellato sulla linea di base, insomma. Esattamente, esattamente. Quindi. Oh, di B ce ne sono. Tu che vuoi? Ne stanno uscendo tante, però diciamo che più o meno, no? Prendono tutte. Sì. A meno che uno non si lanci in svolazzi, però secondo me, anziché lanciarsi in svolazzi improbabili, imparare a fare una forma bene e con la mano bella sicura, anche se è più semplice di quello che magari vedete o vorreste fare, è molto meglio. E poi gradualmente uno passa a fare le cose anche più. Sì, diciamo che meglio una B semplice fatta bene che una grande variante un po' messa lì. Quindi iniziare a conoscere bene la B di base, Sì. la B base, oltre che la B di base, mi sono un po' incartata con le parole. Allora, beh, la B l'abbiamo fatta, Vai. poi la N. La N è tanto. La N o la ami o la odi? Io non è che la odio. No, in generale, a volte quando. La N è da capire, anche quando la spiego, tende ad essere un po' incompresa. Però poi alla fine.
Anche qui ovviamente uno, no? Dipende quanto spazio ha, che cosa ci vuole fare. Assolutamente sì. C'è una cosa da dire, per esempio, che la N non dovete partire con questa cosa qua. Cioè, non fate il segno della beauty line per fare la N, no? È un Esatto. segno proprio Diverso diverso, sì, proprio diverso. dal basso verso Esatto. l'alto. Poi noi partiamo dal basso verso l'alto. In realtà, se uno vuole, potrebbe anche fare le cose tutte separate, partendo dall'alto verso il basso e poi aggiungere, la diagonale e via, no? Però quello dipende uno come si trova meglio con i tratti, con lo spazio che ha. Ci sono tante cose che si possono fare. Adesso a me vengono tutte molto inclinate. Però se cerco di metterle un pochino più drittine come vorrebbe, sono anche portata a farle più semplici. Allora, l'inclinazione per me stasera è un optional perché ho un marchingegno tra i miei occhi e il foglio che mi Ok. condiziona nella postura, quindi sono un po' costretta. Anche qui ci sono le versioni più corsive, quelle meno corsive. Diciamo che se uno si volesse proprio attenere un pochino di più all'italico monolinea, all'italico come scheletro, la forma da adottare questa qui, no? Bene. E anche di N ne abbiamo fatte un pochino. Adesso la F. A me F. personalmente la F piace tanto. Bella, sì, la F, si può giocare molto anche con la F. Ah, sì. Per esempio, se io decidessi di fare la coda della F molto lunga. Molto simpatica. Perché dopo poi sotto anno nuovo lo puoi mettere qua. E allora cioè, ti rimane tutta questa grafica, otticamente vedi lo spazio, no? È carino. Se no ci sono le versioni un pochino più semplici. Aspettate che sono fuori. Una cosa, e questo credo che ormai l'abbiamo imparato, che il trattino che taglia la F è appena appena sopra la metà, quindi non vi lanciate a fare cose troppo basse o troppo alte, state nella metà. Sì, più o meno intorno alla metà. C'è un gatto che è affamato, secondo te è normale? Sì, è normale. Anche i Cioè, non miei. dovrebbero essere a letto adesso, No. invece di rompere i totem. No, loro Dici? proprio non hanno logiche. I miei sanno dove è nascosto il cibo e quindi o li trovo arrampicati ad aprire, a tentare di aprire l'anta dell'armadietto e Ah, cavolo. veramente di quei numeri allucinanti. E insomma, di F ce ne sono talmente tante. Tutte carine, secondo me sono tutte carine. Bella anche l'ultima che hai fatto. Ah, questa semplicina.
molto, perché richiama la F minuscola, Però però con sì. l'importanza della maiuscola. Bella. Altrimenti, sai, quella versione super semplice, aspetta, se mi ricordo come è fatta, aspetta, dovrebbe essere così. Wow. Che è veramente poco comprensibile. Io preferisco questa qua. Ah, questa è Sì, carina. quella ha un qualcosa di corsivo americano, un qualcosa di... Sì, non lo so. Sembra la I maiuscola del corsivo americano. Questa? Il movimento principale. Sì, questa qui è del corsivo americano, questa F. Sì, è una delle semplificazioni che si fa. Bene, e poi la A. Nella A, dimmi, ti piace di più fare la variazione sul tratto d'ingresso o quello, il secondo, quello Sul di uscita? secondo. Sì, dai. Sì. Io invece col fatto che non voglio trovarmi in difficoltà a fare la lettera successiva, tendo a tenere questa parte molto semplice, in modo che poi ho proprio una legatura molto naturale, se voglio legare, oppure no, sull'accensi Però veramente. diciamo che la zona dove io tendo a giocare di più nella A sono, cioè, l'unione, perdonami. Dove c'è l'unione del primo tratto della prima asta e della seconda asta. Quindi in questo punto dove magari Qui faccio dici, nell'apice sopra? sì, nell'apice la seconda asta la posso tenere un pochino più alta e far vedere proprio che c'è disparità, che finisce una e inizia un'altra. E poi mi piace in fondo aggiungere Il piccolo piedistallo, sì. il piedistallo ai piedi della seconda asta. Però uno volendo può anche fare qualcosa sotto, Sì, sapendo che le lettere successive non hanno discendenti, no? si può Esatto. fare. Bisogna sempre avere presente che cosa segue, perché quello è il trucco per poi riuscire ad incastrare tutte le lettere. Altrimenti, se uno riesce e acquisisce poi la manualità, può anche fare un occhiello un pochino più abbassato e farlo ritornare su in modo da incrociare. Anche sì. Queste cose qua magari. Però già nella sua versione, diciamo, di base, secondo me la lettera A si presta a delle belle forme. Anche solo appena appena con la puntina, sai, senza. Sì. E poi eventualmente uno può fare, lanciare l'incrocio, no? Quando devo fare un testo, per esempio, se decido, cioè, scusate, devo fare una cosa tipo questa. Se decido che parto con una forma, poi la mantengo per tutto il foglio. Non ne faccio chissà quanti, insomma, mi piace che ci sia una continuità. Una continuità, sì. Sì. Allora,
quello che evito di fare è di avere questo svolazzo e questo incrocio a onda, tutte e due, nella stessa lettera. O faccio uno o faccio l'altro, non so tu come ti regoli. Sì, anch'io, perché o sono, sembra un po' una ripetizione, quindi anch'io tendo a fare tipo come qua, se faccio lo svolazzo sopra faccio la sta dritta. Esatto. E poi magari cerco di farlo uscire dalla parte opposta, perché così hai le forme bilanciate. Oppure in questa, come in questa variante, la barra Dell'incrocio. dell'A, dell'incrocio, ha la curva opposta a quella Sì, sotto, sì. quindi dà una sorta di completa un po' quella che è la curva immaginaria. Però Esatto. ecco, ci sono tante cose su cui uno può ragionare, con cui può giocare. Sì. Allora. Che colore d'inchiostro stai usando, Marta? Che non ti vedo. Non mi No, vedi? non vedo benissimo, no, ma sono io che ho il telefono voltato in un modo strano. Ah, ok, io sto usando l'inchiostro della Kaweco nella stilografica. È un Ah, inchiostro sì. blu normale. Adesso mi sono fermata per leggere, ho iniziato da pochissimo ad appassionarmi, principiante sotto zero stasera. Però... Ah, farà il corso con me. Allora, questi stili monolinea stanno diventando molto popolari. Io sono molto contenta di questa cosa. Perché aspettate un secondo, che apro la porta. Stasera va così. Anch'io prima mi sono persa un attimo perché sono dovuta andare ad aprire la porta. Buon Natale Paola, anche a te tantissimi auguri. Stasera è la serata, anche prima quando mi sono persa un attimo nella spiegazione perché tentavo di continuare il discorso ma sono andata ad aprire la porta. Ecco. Stasera va così. Sì, diciamo che siamo tutti un po', come dire, con i tempi strettissimi. Non so voi, ma io regali zero ancora. Vabbè, senti Marta, Dimmi. direi che qualcosina l'abbiamo fatta vedere stasera. Mi sa che... c'è anche la Ma Paola. Buon allora, con queste Natale. lettere, aspettiamo i vostri buon Natale, felice anno Sì, se vogliono fare anche almeno solo una decorazione di Natale, una cosa fatta con un po' di italico monolinea, dai. Esatto. Esatto. E poi che più? Niente, tra 2 giorni a Natale, ragazzi, tre Mamma giorni a mia, Natale. mamma mia. Quindi... Scambiamoci gli auguri, ricordiamo Sì. il gruppo Instagram dove ci scambieremo gli auguri virtuali. Sì, E niente, niente. se volete essere inseriti e non siete ancora stati inseriti, ditecelo. Giriamoci così ci vediamo Di negli lì. occhi. Ups. Sapevo che stasera avrei fatto casino. Vabbè, stasera va così, dai. Anche le prossime puntate Marta avrà un pochino di Adesso casino ci per via organizziamo, adesso facciamo una piccola pausa per iniziare cartoni, eccetera. la Cercheremo di essere costanti. settimana. Siate clementi.
Qualora Sì. magari sarò un po' stravolta, ma questo è. Cerchiamo di farlo, dai. Ok. Oh. Allora, auguriamo a tutti un buonissimo Natale. Buon Natale a tutti, cercate di Riposatevi. passarlo serenamente, che quello Esatto. poi è l'importante. Esatto, E esatto. scrivete, scrivete, Sì, e poi per l'anno nuovo ci sentiamo, dai, ci sono scrivete. dei giorni appena dopo Natale che uno, visto che non possiamo giocare né a tombola né a tutte queste cose, giochi di società, perché la società non ce l'abbiamo più, allora faremo tanti esercizi. Sì, e vogliamo, buttiamoci sulla calligrafia che, come abbiamo detto in una delle prime puntate, è anche terapeutica. Molto, molto, sì. Dovremmo fargli dei pomeriggi di calligraterapia. Calligraterapia. Va bene, dai. Va bene. Ragazzi, di Ciao a tutti. Ciao nuovo auguri a Noemi, tutti. ciao. Ciao, Auguroni e buonanotte. state bene. Ciao, ciao, ciao.